Il più forte di noi è colui il cui cuore desidera e sente il bisogno, il che è spiacevole per Allah, ma si astiene esclusivamente per la volontà di soddisfare Allah. Sapete, c'è un fratello che è venuto da me, dicendomi che era stato un alcolizzato. Ascoltate attentamente, perché sono sicuro che questo possa riguardare tante persone. Ero un alcolizzato, ho smesso per amore di Allah, ma ora mi manca. Mi è permesso dirlo? Mi ha chiesto. Io gli ho detto, fratello, non dirlo a nessuno, non ce n'è bisogno. Sono felice che tu sia onesto con me, ma ti posso aiutare dicendoti che quando ti manca qualcosa o quando tu vuoi fare qualcosa, questo è spiacevole per Allah. Quindi non fatelo. Allah scrive una ricompensa. L'Hadith lo dice chiaramente. Chiunque voglia commettere un peccato ne sente il bisogno, che si tratti di droghe o adulteri o scommesse o alcol, come ho appena detto. Sente il bisogno di farlo perché lo shaitan dentro di noi fa manifestare questo desiderio ardente. L'Hadith dice, se vi astenete, esclusivamente per Allah, Lui scrive una ricompensa per voi. Può succedere che voi vi svegliate con questo desiderio ardente di fare una cosa, ma l'importante è che non lo facciate. Allah dice che in quel caso vi aspetta una ricompensa.